La tua carriera, la tua vita, come la vedi adesso? In maniera molto serena e distaccata. Riguardo il mio passato con molto divertimento, vivo delle cose cercando di non perdere, di non dimenticarle. Anna, i cantautori da Lucio Dalla a Buscaglione sono il tema del tuo concerto, ma quale di questi ti ha coinvolto di più? Moltissimo Pino Daniele, perché è un mondo che si avvicina moltissimo alla mia espressione, molto adatto alle mie corde. Concato, a tutte le scelte fatte in questo ultimo cantautori, che è stato scelto poi dal pubblico e nato in collaborazione con i miei fan. C'è veramente una ricerca molto accurata, anche perché cerca di far capire al pubblico che esiste un cambiamento e una diversità. La televisione. La televisione. Portatela via, la televisione, da casa. La televisione. Si può parlare di tuo, vive di un momento tuo tragico. Tragico. Tragico, sì. Basta, basta utilizzare. E farsi utilizzare dalla televisione in maniera molto sminuente, cioè, gli artisti non possono andare lì e oggi ti chiedono se fai un midli, se non fai un midli oppure vai soltanto per esprimere la tua opinione, passi un video, non si può. Allora oggi o canti, ricordi come un imbecille dietro una pianola il tuo passato, allora diventi interessante, invece alla gente non gliene frega niente, in quel momento cambia canale e segue un film. C'è bisogno veramente di rinnovarsi con delle piccole cose.